La terza parte, 3, numero magico, perfetto, restarta con Harry che dice a Creature d'annacchia pammundungus. Cambio scena. Neville sul treno. Oh, guardalo. Un pacioccone. Co Ginevra. Si chiama Ginevra in realtà, eh. Ginny è diminutivo. Come Ron, Ronald, eccetera. Lo sapevi? Ma i mangiamorte fermano il treno. Con la sola imposizione delle mani, signori. Ma chi cazzo sei, Magneto? Ma usate una bacchetta. E non mi venite a dire, ma i maghi più bravi lo sanno fare. I maghi più bravi, tipo Silente. No, tutti, pure i cameriere. E dai, tutti, oh, tutti. Ma che cazzo c'ha a fare la bacchetta? I mangiamorte ispezionano il treno per Hogwarts. Biglietti? Se ce l'ha, se no le faccio la contravvenzione. Mio padre ne sarà informato. Ma torna nel buco filler da cui sei strisciato fuori. E non frebuto a trago. E guarda Neville, a cosplayer di Don Matteo. E il prescelto non ci sta. Ma ce sto io che sono quasi prescelto. Che basto e avanzo. Taglio scena poco prima che lo saccagnino de botte. E tagliata completamente la scena de Lupin, che li va a trovare a Greenwood Place. E gli dice che Harry è l'indesiderabile numero uno. Che Scrigmore è morto, ma non ha fatto l'infame. Non ha rivelato dove sta Harry. Oh. E che Piton è il nuovo preside di Hogwarts. E io sono contento! Zitto Harry, che non sei un cazzo! E chi ha preso il posto di Scrigmore? Otoes, il nuovo ministro della magia! Infine, li informa che Tonks è incinta! Con il rischio gioca sempre perché... E Harry è contento! Zitto Harry, che non sei un cazzo! Cos? Lupin! Inafferrabile! Si propone di accompagnarli nella magica avventura alla ricerca degli orchi! Harry gli risponde che gli faranno sapere. La Circurricubus. Ma io ti voglio aiutare. Fatti i cazzi tua. Non te ce voglio. Che fai, abbandoni tua moglie e tuo figlio per andare all'avventura? Ti sembro il Messico? E Lupin capisce di dover stare vicino a chi ne ha più bisogno. Se triggera tantissimo. Perché Lupin ha i sensi di colpa nell'aver messo incinta Tonks. Si è attaccata a Lupo Mannarita Regazzino. E che vita farà fare a Tonks? È un reietto. E bla bla bla, tutte scuse. Stai con la tua famiglia. Tu che ne hai una, fortunello. E se menano Harry e Lupin praticamente. Ma Harry ha fatto bene, perché lui sa cosa vuol dire crescere senza genitori. Così almeno questo ragazzino non passerà a quello che ha passato lui. Sei fortunato, Ted. In pratica, il colpo di stato bus è completo. I mangiamorte al potere. I mangiamorte, ma non esistono. Una favola per bambini. Come i tre fratelli. Maldicenze messe in giro dalle toghe rosse, oro, Grifondoro. Si passa al discorso del nuovo ministro Toast. Qui parla di una valutazione. Ma di cosa? Del sangue. Perché non sono babbanista. Ma se non dimostri di avere almeno un parente mago, vuol dire che ci hai rubato la magia. Il lavoro. Torna dal paese tuo. Anzi, ad Azkaban. Il razzismo babbanismo comincia a diventare istituzionale. Ma la domanda sorge spontanissima. Come fa un babbana a rubare la magia? Eccolo! Il solito buonista, pozionista! E dagli dei fake news. Bisogna trovare Harry, perché è informato sulla morte di Silente. Sto ragazzino c'ha la racconta giusta. Perché è corso via? Facile patteggiare per i babbani. Coi galeoni dentro la cassetta di sicurezza a Gringot. Lasciati dai genitori. Il ricco viziato. Insieme al ministro ci sono anche i Ghermidori. La nuova unità preposta al controllo dei nati babbani. La Calabria babbani in pratica. E la Umbridge. Chi non muore se ne innerva. Mamma spoileri così. Vabbè va. Dolores è passata proprio del tutto al lato cattivo della forza. Cork! Almeno prima era cattiva, ma non era pro Voldemort. Ma non te l'hai rifatta la vita con Centauro? Che è successo alla fine del quarto libro? Un mistero che rimarrà insoluto. Scene filler de Diagon Alley. Mundungus alla vista dei Ghermidori. Sì, è ok. Vabbè, torniamo a Greenwood Place. Mentre sti due suonano per Elisa, per Ariana, ma perché? Ma non potevi mettere Lupin? A Harry gli hanno fatte come i bolidi. No, no, come i boccini. Tipo questo, ecco qua. Ma quanto è bellino. E rimane immobile, eh? Mica schizza per casa. Certo. Hermione spiega la memoria tattile. Brava Hermione. Dove succede alla visita di Scrigmore? Ma brava Hermione. I boccini, quando vengono fatti, non vengono mai toccati da nessuna mano umana, nemmeno quella del creatore. Il primo che li tocca è chi li cattura in partita.
vita. E questo è il primo boccino che prese Harry al film Unissimo. Quindi Scrigmore si aspettava che il boccino s'aprisse quando l'ha passato a Harry, perché guarda un po', è un perfetto nascondiglio per piccoli oggetti. Ma quindi fammi capire, ogni partita usano sempre un boccino diverso? Sì. Non mi pare molto economico, eh? E manco plausibile, visto che Baston nel primo film ne tocca a uno per farmi fare le prove. Però ok, parlano, ma non gli dà il bacetto. Ma quando lo mettono il pezzo del bacetto? Ci arrivano subito. Vedemo, se no dico io. Puffete! Creature ha catturato Mundungus e torna a Grimble Place insieme a Dobby! Dobby, ciao! Harry Senpai! Sta lontano da me almeno 10 metri, pazzo assassino a fattura bolidi. Ordini restrittivi, busto, ricordi sì? Ma poi che cazzo c'entra Dobby? C'è sta Dobby qua, è troppo presto! Mettono nerfi quando non servono e non li mettono quando servono. Per fattelo ricordare, per fatte abituare alla sua presenza così dopo. Come osate farmi rapire da ste gnappette? Io la denunzio, Harry Potter! Ci vediamo al Wizengamot! Te spelliarmo la famiglia, via qua! Se sei nomo, via qua! Scusa! Se mi sono dato i 7 botte! Sei un infame, sei un uomo che vale niente! Ho visto quello che si dice! Che t'ha fatto qua, cicatrice! E me so cagato sotto! File! Codardo! Pollo fifo! Ma vivo! Senti, quando hai ripulito sta casa? È un'accusa molto grave! Annichi pure, poi fotta a botte. Hai preso pure un medaglione! Sì, che ci ha fatto? Allora, stavo a vendere la roba rubata, cioè esercendo la mia onestissima attività di rivenditore di manufatti magici, quando mi si avvicina una del ministero, decisa a voler far perdere tempo a un onesto cittadino quale io sono. Arriva al punto, c'ha lei. Fortunatamente la corruzione funziona ancora in questo paese. E com'era fatta? Aveva gli occhiali? Era mezzo sangue? Era bassa ed aveva un fiocco sulla testa. È qui che si scopre della Umbridge, dalla descrizione. E tu la pensi, ma non è possibile. Qua c'è proprio la foto. Vabbè dai, è uguale. Ma perché c'ha la foto sua? Stava a parlare al ministro e si vede solo la Umbridge. Pare che lei è il ministro. Vabbè, Harry e gli altri la prendono bene. L'Horcrux è in mano a Dolores Umbridge. E come si fa? Inizia l'operazione di infiltrazione. Horcrux 11. In teoria ci hanno messo un mese di pedinamenti, eh? Per arrivare fino a sto punto, con tutti i dubbi e incertezze dei teenager che vogliono entrare in un edificio governativo, come cazzo famo. E hanno acchittato tutto un super piano per tra il ministero. No, a sagrada porchetta dei cespotte. Ma ok. E nel durante dei preparativi per entrare al ministero, Creature appunto diventa un altro. Perché Harry l'ha trattato bene e comincia a comportarsi bene. Saluterà persino Hermione, per dire, è grave, eh? E pulirà casa e preparerà la cena, un super maggiordomo. Bastava solo trattarlo bene. Oh, viva il crack! Ha ritrovato la felicità. Sono finiti i tempi bui. Da adesso gli andrà tutto bene. Giorno del piano. Inside the Vita of Mafalda Hopkins, assistente dell'ufficio per l'uso improprio delle arti magiche. Bam! Fine! Il piano è prendere il posto di 3 dipendenti del ministero con la pozione polisucco, sempre lei, a svolta di sti film. Una è Mafalda, l'altri due sono Reg Cattermore, che però non sviene. Hermione polisuccata gli dà una pasticca vomitosa, ma lui, nonostante sia sbrattando l'anima, che poi deve solo metterla dentro qualcosa a becca l'Horcrux, vuole andare comunque al lavoro. Perché? Mamma, io se te vai a far vedere San Mungo! Oh, e vattene! How could this happen to me? E un'altra persona, che non sanno chi sia, ma che ha un'aria abbastanza minacciosina. Infatti è Albert Runcorn. Non è un mangiamorte, ma è un simpatizzante. Ed è un pezzo grosso del ministero. Tipo l'Umbridge, che non è mangiamorte, ma è simpatizzante. Anziché ditte un po' ste cose, dicono frasi a cazzo. Il mondo è folle. Ma bevi la pozione, zitto. L'entrata del ministero è nei bagni. E sta scena è parapara al libro. Bra, per entrare devi fare a fine tuo stronzo. Critiche sociali? Non penso. E via! Eccoci al ministero della magia! La statua al centro dell'atrio è cambiata. Non c'è più quella del mago, strega e tutte creature magiche adoranti, ma un mago e strega seduti su un trono fatto dei babbani. Qua non ci stanno il mago e la strega seduti, ma ci sono i babbani in presa a male, quindi va bene uguale. E che cos'è per sé? Questo ti dico da licenza creativa. Vabbè, basta che ci stanno i babbani che soffrono. Va bene uguale. Non è che ti fa proprio la gente sul trono. Cioè, ma non è che mi devi cambiare. Non mi cambia le cose. Non mi semplifica la gente che sbrocca. Se la storia è bella per un motivo, non mi cambia i motivi, please. E c'è pure la scritta: la magia è potere. No, la conoscenza è potere. No, potere è potere. Uno intanto, boh, viene preso a caso. Ma che sei venuto a costituirte? Ma perché? Ma che succede? Vabbè.
Quanto hai detto che dura la pozione polizucker, mio? Non l'ho detto. Un'ora dura, un'ora! Lo sapete dal secondo anno! Stanno per prendere l'ascensore, ma vengono intercettati dagli Huxley, uno dei mangiamorte più fighi. Damn, it feels good to be a gangster. Nel mio ufficio piove, governo Mudblood. E Cattermore, t'avevo detto, ti risolve la cosa. Ma che vuoi? Ma che cazzo mi frega di te? Devo andare a prendere gli Horcrux. Sai che sto andando a interrogare tua moglie, sì. Il suo stato di sangue fa acqua da tutte le parti, come il mio ufficio. Vedi che devi fare? Un mio groppo, mia moglie sta per essere condannata! Tu sei Ron Weasley! Ah, giusto! Ma che ridete? Ma non è una sottotrama comica! È una tragedia! E Ron, ciao! Ufficio della magia e tutte cose! Bam! A sorpresa, la Umbridge! Mafalda, che piacerissimo! Ti ha mandato Travers, vero? E come no, Travers, Palos, Sottarsettes, tutti mi hanno mandato! Allora andiamo a processare gli sporchi nati babbani! Yeah! Ed Hermione, ciao! Harry, rimasto solo, vaga per il ministero in cerca dell'ufficio dei Dolores. E possiamo notare che gli è venuta la scogliosi magica. Ma che c'hai? In teoria qua incontra il ministro Toes, la prima volta che lo vede, tra l'altro. E la sua faccia gli sembra un granchio che esce da sotto una roccia. Harry, non è carino? Subito con la commissione per il censimento dei Rom, dei nati babbani. Ecco il ministro al volo. Ce l'hanno messo. E finalmente eccolo, l'ufficio della Umbridge. E sulla porta c'è uno spioncino particolarino. L'occhio di Alastor Moody. Quindi mi sa che il corpo se lo sono battuti di mangiamorte. Maledetti! Senza perdono! È il momento clou del piano. Si va in scena. Manovra di distrazione di massa attivata. Il detonatore abbindolante! Vai, tiri vispi Weasley! I maghi sotto i ponti, i babbani negli hotel! Super bordello! Ed Harry ne approfitta per infilarsi nell'ufficio. L'orrore vero! Ascio medaglione! Se asci tu e De Quinto dice che ha la bacchetta arsata! Te pare che funziona? Harry allora si mette a frugare un pochetto, ma non trova niente di che. A parte le schede dei membri dell'Ordine della Fenice. Ma in realtà tutti i maghi sono schedati. Qua solo l'Ordine, ma non è vero. Sembra Tamburello ai tempi di Dragon Ball. Ma no! Tutti i maghi e Arthur è sorvegliato, perché ha avuto contatti con l'indesiderabile numero uno. Ma ancora lavora e va in giro relativamente tranquillo. E infatti, per spezzare la francia in favore dei mangiamorte, guarda gli Weasley, gli stanno sui boccini e tutto ai mangiamorte, ma mica li fanno secchi. So pur sempre puro sanguissimi, saranno poveri, ma per i mangiamorte sono ricchi dentro, ricchi di sangue puro. Ah, che bravi, vota mangiamorte. No, mentre qua invece complotto, oltre a ste schede trovo una copia di Vita e menzogne di Albus Silente, il libro della Skeeter, che ormai sta per uscire, ma già gli ha mandato una copia la Umbridge. Harry lo apre e trova una foto di due giovani maghi. Uno è Silente, l'altro un mago biondo, allegro e sorridente. E chi sarà mai? È Runcon Seda. A caso proprio! Tutto questo Harry lo fa polisuccato e col mantello ben fatte vedere. Pensi alle precauzioni. Invece qua, buonasera, serve, comodi, comodi. Sono sbucato a caso, sotto trama comica. E via dentro l'ascensore. Quarta scena dentro l'ascensore. Ma che camera caffè? Camera caffè! Buonasera, carissimo egregio, esimo collega. So io, Ron. Harry, aiuto! Non riesco a fermare l'acqua! Arresteranno mia moglie! Sei celibe, Ron! Andiamo quindi da sta famosa moglie. Ma prima c'era una scena tagliata, mannaggia. Ci hanno tagliato il pezzo di Arthur. Qui la scena continua. Potevate lasciarcela. E toglie il pezzo che fa Cattermore. Come stai? Tutto a po'? Ti serve una mano? Ecco, dati. In sta scena Arthur imbruttisce Harry. Versione Runcorn, anche se è pezzo grosso, piazza 90. Infatti tutti lo trattano con reverenza. Harry se ne accorge, ma Arthur se ne frega e gli va sotto, perché Runcorn ha fatto condannare un poverello, Dirk Cresswell, che poi vedremo. Invece no, ma te lo dico io, facendogli controllare l'albero genealogico che aveva contraffatto, perché era nato babbano. Sono tollerati solo i puri, o almeno mezzo sangue, guarda, o almeno con parente mago, dai, per ora. Il resto ad Azkaban, tipo questo che ci prova, il cugino de mi cugino era mago, te giuro. Capito come stavo messi? Come l'ebrei. No, scherzo. Secondo me è pure voluta l'associazione, eh. La caccia ai nati babbani, i ghermidori tipo l'SS. Ed Harry lo avverte ad Arthur che lo sorvegliano. Ocio, mi sta minacciando. No, ma vabbè.
andiamo al Wizengamot. No, il censimento dei nati babbani, però vabbè. Il processo a Mary Elizabeth, la moglie di Cartermore. Amore mio! Ron! Fa un po' freddino qua dentro. Non trovi? Te credo, ci sono i dissennatori. Ormai sono passati tutti dalla parte di Voldemort completamente. Classico dei frebutatori. Fanno dove stanno i like. Ma la Umbridge è protetta dal suo Patronus. Un gattino piccino. La difende da quei fantasmacci brutti e cattivi. E la Umbridge al collo a lui il medaglione di Salazar. L'Horcrux. Che bel medaglione che ha al collo Dolores! Oh 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 oh! Grazie! È nella mia famiglia da 14.000 anni! Sai, mi sa che sono parentata coi Selwyn! Addirittura, me coglioni! Già! Sei imparentata con la Pantera Rosa al massimo! A cazzara! Eppure ignorante! È la S de Salazar, non de Selwyn! Ma che cazzo sei Selwyn? Ma che ne so? Reg! Con chi parla, signora? Con te, ma che tu moglie! Amore mio! Per finta! Grazie, Albert! Anche se in teoria Harry qua sta sotto il mantello di invisibilità, o gli chiederebbe che cazzo ci fai qua. Ma torniamo a te! Questa è la sua bacchetta! Sì! A chi l'ha rubata? Non l'ho rubata! Mi ha scelto! Sì! Voi bacchette scelgono le babbane! Non sono babbana! Non che abbia niente contro di loro, sono quasi come noi! Ma non lo sono! Che schifo! Diglielo, Reg! Reg? Anche suo marito non riesce più a sopportare il peso della menzogna. Ron, perché non parli? Questa gli dice di qualcosa, ma dillo, non mi moglie. Cioè, sti pezzi che devono star zitti a caso. Harry gna fa più. E qua c'è il pezzettino swag. Non si dicono le bugie. Cheat. Mentre si ritrasforma. Ma in realtà si ritrasforma dopo. Ma vabbè. Ti spacco le corna, bus. Boh. Harry, che cazzo fai? Scusate, non gliel'ho fatta più. Harry, ore mio. Hermione prende il medaglione e ne crea uno fake con Gemino. Se no quella sospetta. E via! Tutti i polisuccati tranne Harry. Non si capisce perché. Hanno preso lo stesso metà pozione, ma Harry si ritrasforma. Perché il protagonista vogliono che lo vedi, che empatizzi. Ma quanto ria Patronus di Harry, pure quello d'Hermione, ma vabbè. E fuori, dall'ascensore, con la faccia di Runcorn, fa il vago e riesce quasi a uscire indisturbato. A uno lo minaccia pure con la roba che gli ha detto Arthur. Non mi fa passare? Ti faccio controllare l'albero genealogico! Come Dirk Cresswell! No, 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 scus! E invece qua fugone! E poi? Aspetti in linea per un Patronus! Oh, eccolo! Sempre una palla da bowling sparaflesciosa. Ma il cervo! La CGI costa, vabbè! Harry esce dall'ascensore con la faccia di Harry. Cioè, nessuno riconosce il segrete! Perdono pure tempo perché c'è sta il bacio MILF! E sotto trame comiche quelle belle che se mischiano a pedofilia, sai? A ritorna questo Cattermore vero in mutande! E nessuno continua a dire un cazzo. Hello, questo sarebbe il ministero. Ma che c'avevi di gorgo sprizzi nel cervello? Quello è Harry Potter. Gliela fatta. Panico. I nostri eroi corrono per guadagnarsi la libertà. Gli Huxley pare un direttore d'orchestra con dei tic preoccupantissimi a livello clinico. E la corsa al rallentatore. Li acchiapperanno? Non li acchiapperanno? CGI. CGI barbina. CGI barbinissima ovunque. Fratte. Primo piano del ciondolo che pulsa, come se fosse vivo. Ma torniamo un attimo indietro. Cosa è successo qua? Harry, Ron e Hermione escono dal camino e tornano al gabinetto. Harry si smaterializza con Ron e Hermione, ma gli Huxley li afferra. Afferra Hermione. E arrivano tutti insieme a Grimmauld Place. In quel momento, Huxley viene a conoscenza del posto e diventa anche lui custode segreto. Perché ce l'ha portato Harry? Che è il custode segreto. A questo punto Hermione si smaterializza con Harry e Ron alla radura della Coppa del Mondo del Quidditch. Qua stanno adesso, lasciando gli Huxley là. Quindi Grimmauld Place bruciato. E Ron si è spaccato. Succede quando te smaterializzi male. Hermione! Scusa, 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 scusa. Prendi il dittamo, Harry! Prendo il dittamo! Tutto a posto. Tranne che appunto non potranno più usare Grimmauld Place. E soprattutto, Creature, porellino! Gli stava più a bè! Li avrebbe aspettati col pasticcio di rognone! E via qua la difesa da zona! Salve Exia, come stai tutta po'? Protego tutte co'? Il gruppo usa tenda!
E scena tagliata. Che meno male che hanno tagliata, perché Ron dice una cosa che non può sapere. Cioè come li rintracciano. Perché l'ha sentito dal cuscino del mangiamorte, come diceva prima, ma l'ha saperte. Sta scena potevate usarla per far di a Ron, come dice quando Hermione sta per dire Vold. Non dire quel nome! Ma perché se caga. E questo lo fa. Ancora Ron, pensavo avessimo superato quella fase. Invece no. Un po' di rispetto per tu sei chi. Ma hai capito perché come ragiona Ron? Un po' tutti i maghi, perché è pur sempre un mago potente. E Harry sbarella. Sbarerri. Rispetto l'assassino dei miei genitori. E altro che te posso dire proprio tutto, leggi il libro. E il giorno dopo si prova a distruggere l'Horcrux. E dai, e dai, e dai. E bombe, bombe, bombarde massime. Guardalo Harry incattivito proprio. Spaccate tacci tua. Ma che cazzo fate? Cioè, boh, lo sapete benissimo che non si può distruggere così. O meglio, lo sapreste se avessero fatto il discorso sugli Horcrux. Cazzo, il film sugli Horcrux non mi fa il discorso sugli Horcrux. Io pensavo lo dicessero perché lo dovevano dire da mo'. Ma il film va avanti e non lo dicono. È ok che te posso dire tutto, ma questo te lo dico. E cioè, come lo spaccamo sto Horcrux? Bah, boh, io lo so. Come lo sai? Me so fregate i libri dei Silente. Come ha fatto? Coaccio! Ma e tu hai detto uno? L'incantesimo! L'aveva tolti dalla biblioteca proibita. Ma è bastato Accio per farli schizzare fuori dallo studio suo. Ma seria, i libri pericolosissimi che parlano degli Horcrux? Coaccio, asci su e da Fenice! O vedi Hermione che ha più criminale se freghi i libri dei morti? Subito dopo il funerale! Ma come un dungo stai da tanto, almeno una settimana aspettata! Forse hanno ragione sui nati babbani, eh? E se li voleva far sparire, li poteva distruggere a livello molecolare, proprio volendo. Quindi l'ha fatto apposta a lasciarli là. Sicuro, fidete. Per distruggere un Horcrux gli devi dare un colpo così devastante che se può più ricchiappà. Come appunto il veleno di basilisco e poche altre cose. E lo sai che c'è pure un modo per riappiccicare l'anima una volta divisa? Lo sai come si fa? Eh? Qua con la vinilica. No. Col rimorso devi chiedere scus. Ma uno scus sincero, eh. Scus, 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 scus. E puff, torni come prima. Non lo sapevo, vedi? Ma adesso lo sai grazie a me. Ma una volta distrutto l'Horcrux, il pezzo di anima non si può acchiappare uno di noi come il diario fece con Ginny? No. Ah, ok. Sì. Dipende. Aladdin. Ginny era stata posseduta perché stava vicina a un Horcrux. Harry, vattene, please. Emotivamente. Harry, vattene, please. Non spoilerà. Ginny diceva tutte le sue cosine segretine al diario. E un pezzo di anima così può anche passare da un'altra parte. Mai affezionarsi agli Horcrux. Guarda Gollum. È lo stesso concetto da anello, sese. Come fa uno a dire no? Dai, te consuma. Da da Cesira quel che è de Cesira. Ma siccome un Horcrux è il contrario di un essere umano, cioè, se io mo t'ammazzo, il tuo corpo muore, ma la tua anima rimane intatta. Brucia la culo! Con l'Horcrux è il contrario. Se distruggi il contenitore, l'anima fa puffete. Come Sauron? Sì, Harry, sì! E infatti, come un novello Frodo, Harry indossa l'Horcrux. Lo calza. Per tenerlo al sicuro. Ma Harry! Quel coso è pieno di magia cattiva! Non è salutare! E allora... ciao! Questo è salutare! Harry, ti ha fatto che danno la vita se rifai una battuta del genere! Scusate tutti! È l'influsso dell'Horcrux. Ed ecco Ron che fa la cosa che gli riesce meglio. Lamentasse. È ferito, per carità, ma lui è così. Dal film unissimo, rompi i coglioni, rompe un po' i coglioni Ron. O fa, spesso e volentieri. È un po' viziatino. È abituato a 3 pasti al giorno, sia la tana che a Hogwarts. Con mammina che lo coccolava. E qua stanno senza magnà, perché sono tutti scappan fretta e furia. Non sono soddisfatto. Harry se ne va. Per non sectus empraie egegive. Ma che drama queen. Ron qua si lamenta perché non sanno come distruggerlo. Non è per un cazzo, lo sanno. La situazione è più complicata. Cioè, dovete capire che ormai sono settimane che stanno in mezzo ai frate a magna funghi e a rubacchià. Se immaginavano una grande avventura, ma invece vanno a caso. Non sanno dove cercare gli altri Horcrux. Non possono dire niente a nessuno perché Silente gli ha detto di non dirlo. Ed è stato pure vago su un sacco di cose. E ripetono sempre le stesse cose. Se ripetono sempre gli stessi discorsi. Harry dice: "Namo a Godric's Hollow". E gli altri: "E certo che vuole andare a Godric's Hollow per vedere la bambina e il papino". Quello che ne resta almeno: smettetela di trattarmi come uno stronzo che ha secondi fini, anche se magari li ho. Ma lo faccio per gli Horcrux. No. E allora andiamo a Hogwarts. Ma è piena di mangiamorte. Andiamo al vecchio orfanotrofio. È stato abbattuto. E proponete voi qualcosa allora. Tutti i giorni così. A una certa te rompi i coglioni. Però Ron, che cazzo t'aspettavi?
Harry lo sopporta di più, soprattutto il cibo, perché ha passato il disagio coi Dursley, quindi è abituato a mangia poco e a sta vita di stenti. Ma Ron, nonostante piagni miseria ogni due ne piagne tre, non regge, non gliafa. E te lo giuro, io a legge di Ron che se lamentava quanto rosicavo, devono distruggere i pezzi d'anima e lui rosica perché c'è poco da mangiare, mortacci. Lo sapete che mia madre fa puffete e appare cibo dal nulla? Non è possibile creare cibo dal nulla, è una delle cinque eccezioni alla legge di Camp sulla trasfigurazione degli elementi. Oh, parla come avati! Camp? Forest? Il cibo puoi appellarlo, trasformarlo, moltiplicarlo, ma non crearlo, puffete! Puoi moltiplicarlo? Ma allora, sì sì, Gesù si è divertito coi babbani, ma tu shh, che ci credono tanto, piccoli angeli! Gli rovini la festa, ci hanno costruito tutto un business, lascia fare! Cambio scena! Harry non si sente troppo bene, il medaglione gli parla, gli sussurra cose. E dagli quelle visioni! Questo campo ha visioni ormai. Eppure questa c'era un po' prima, ma mo sentivo che la mettevano dopo, per questo non ho detto niente. Voldemort è riuscito a trovare Gregorovic, l'altro fabbricante di bacchette. Ma cosa starà cercando Voldemort da questi fabbricanti di bacchette? Una cosa che Gregorovic non ha più. Gliel'hanno fregata. Mundungus, no. Tanti anni fa, un ragazzo biondo, col volto allegro, che se butta di sotto, cantando I feel it, Ariana. No! Gregorovic quindi gli ha detto la verità. Non c'è bisogno di ammazzarlo. Ah, vedi che bravo! Torniamo da Harry. Voldemort sta cercando disperatamente qualcosa. Ma cosa? Mumble mumble mumbletonia. Una bacchetta, si vede, almeno nel film. Dopodiché sbrocca Hermione. Insomma, come va? Beh, se tira avanti. Senti, pure io c'ho i miei problemi. E tacco là, isterrico ai massimi. Oh, sta molto calmo, eh. Usa come risolve me le cose a Nocturnally. No, no, Hermione è ormai abituata. È l'accompagno d'Harry dal film unissimo. E capisce che il problema è il medaglione. Harry, l'Horcrux ti corrompe come l'anello, se. Ma la Umbridge non faceva effetto. A lei gli dava un senso di leggerezza, di pace con se stessa. Dammi qua. Come ti senti? Scusa, t'ho trattato male. Vabbè, tranquillo. Qui vengono a sapere, finalmente, che Piton è il nuovo preside di Hogwarts e va bene. Cala la notte, Hermione è di guardia. Spaccate! Classico rametto che si spezza ad indicare la presenza di qualcuno. Il mio senso di Mudblood pizzica. Tensione, Hermione. Che va in giro, io non ce credo, eh. Non ce voglio credere che sta succede quello che penso. Harry intanto guarda la mappa per Valandrino. Se arrivano i ghermidori, gli acchiappatori, vabbè, quelli arrivano canticchiando allegramente. Senti che puzza, scappano i cani, stiamo cercando i nati babbani. No, un po' troppo. Oh, è una similitudine giusta. I cori brutti, il razzismo. E si incastra con la cosa, perché questo sniffa. Ha sentito qualcosa. Ma che... No, e non la vedono. Ambe, se gli facevano cucù perché questa andava in giro a caso, tiravo il PC di sotto. Perdevo tutto il riassunto fino a qua. Invece ci sono le protezioni ed è invisibile, anche perché è troppo presto. Ma perché ghermidori mo? Ma lui è Greyback, che fa blum blum blum, sente gli odorini. Ed è uno uscito da Elisa de Rivombrosa. E pausa. Musica! C'è qualcuno di Mudblood tra di noi, esci fuori dai dove stai, guarda che venimo noi. E adesso cosa fai? Cosa trasfigurerai? Per salvare Potter dai guai. Dove andrai? Vabbè, basta. Un bel applauso ai Lumapop! E se ne vanno. Ah, ecco. Bella, regà, se becchiamo dopo. Sentiva l'odore del mio profumo. E allora, te mette. Ron li guarda, carico, carico, de risentimento. Signori, benvenuti in Windows XP. Rido però rosico, hanno tagliato il pezzo di Ted, Drick Cresswell, quello di cui avevamo parlato prima, Dean, Unci Unci e Gonci, che se sono accampati accanto a loro. Hanno messo i ghermidori perché, ma metti questi, che vabbè, ce può quasi sta, eh. Non è che so così vitali. Ma i Tox ha la 14esima scena che gli tagliano. Vabbè, fatalità, questi si fermano vicino a loro, che sono sempre invisibili, quindi non se ne accorgono. Ma Harry e gli altri sì. E vengono a sapere altre cose, tipo che il Cavillo, dopo che la Gazzetta del Profeta è diventata super filo governativa, è diventato il Giornale della Resistenza. Chissà per quanto glielo faranno fa. E altre cose, ma la più importante è che la spada di Grifondoro, fatta dai Goblin, che Scrigmore non ha voluto dare a Harry,
e che ora si trova nello studio del preside di Hogwarts? Che penozzellino, matrocopro, è un falso! Reazione di Ucci Ucci mentre lo dice. Harry, Hermione e Ron chiedono all'altro essere che sta con loro. Perché c'è qualcun altro? Sì, Finus Finas e Ferb. C'è Finas Nigellus Black, uno dei presidi di Hogwarts, che aveva un ritratto gemello a Grimmauld Place, che si sono portati appresso nella borsetta d'Hermione. Glielo chiedono se qualcuno avesse tolto la spada dalla teca prima che se la fregasse Ginny, perché ha provato a fregarsela. Sentono anche questo da loro. E Nigellus gli dice che l'aveva tolta Silente per distruggere un anellino particolarido. Quindi la spada ora in possesso di Piton è un falso, e quella vera è in grado di distruggere gli Horcrux grazie al veleno del basilisco che ha assorbito, perché assorbe solo quello che la fortifica. Sì, sì, mi sono sbagliato, non è che distruggere gli Horcrux de per sé. Ecco perché Silente voleva lasciarla Harry. Ottimo, dai! Ma quella vera, dove sta? E Ron... Dicevamo, Windows XP. Ron c'ha una fascia che c'ha l'epatite, non è che si è spaccato. Ma perché camminano? Siete maghi! I zingheri, i zingherri. Ma che camminate a fa? Smaterializzatevi! Ron da mo che è guarito! Anche se ha da combattere i suoi demoni interiori. Guarda Harry e Hermione con gelosia. Te vuole fregare, ragazza! Seguono vari paesaggi incredibili, ma che te fanno almeno capire lo scorrere del tempo? E lo smarrimento che provano senza più indizi, non tanto sul cosa, ma sul dove cercare la roba senza essere sgamati. Adesso oltre agli Horcrux pure la spada devono trovare. Ed Hermione, ma soprattutto Ron, cominciano a perdere fiducia in Harry. Ma non tanto per lui, porello, ma perché una cosa più grande di loro cominciano a rendersi conto e non sanno dove sbatte la capoccina. Harry lo sa e gli dispiace e non sa che fa. Penso che da ste parti, boh, non lo so, ci sia sta scena tagliata, via! Ron e Harry cercano di far esplodere un coniglio. Cioè, ma... No! Piccolo angelo! Ma secondo le 5 grandi eccezioni della legge di Gamper non potevamo farci, boh. Ho capito. Comunque te credo che l'hanno tagliata, se no gli animalisti te ricreavano la caccia e streghe. Ma comunque il coniglio se dà. Yeah! Harry va a ammazzare il signor oscuro, ma con Bugs Bunny riesce a prendere Malimortà. Allora cominciano a tirarsi incantesimi tra di loro. Ma per giocare, si divertono. Ecco, lo vedi, non sa giocare. Gioco di mano, gioco da babbano. Ma che è sta cosa? Ovviamente è mai successa nei libri. Ma che scena è? Bravi che avete tagliata, eh? Bravi che non fate scene con Teddy di Folletti e Dan. No! Fate i due maghi passivi aggressivi. Va, torna al film, va. E invece no, altra scena tagliata. Lo so, fanno così. Per mezz'ora niente, poi due tre attaccate. Sempre sta radio. Ma che è il quarto membro del gruppo, no Finas? Poi se ne la mettono per far sentire Radio Potte. Mamma mia, ma dovete recuperarsi a mungo a me, eh? No, Ariana, infatti ne la metteranno. Ron è guarito e ha fatta. E tira i sasselli quelli rimbarzelli. Arriva pure Hermione e glielo insegna. Madonna ragazzi, i cliché allucinevoli. Ti metti per così e opla, vado. Quasi. Meno male che pure questa hanno tagliata. Già che stanno quelle filler Ginny Harry per fa quelle d'amore. Se invece mettete pure voi, spendere i soldi per fa ste scene che poi tagliano e non quelle serie. Va bene, Harry in lontananza sta in botta e l'occhio azzurro continua a fissarlo da sto specchietto, mentre lui fissa Ron Hermione. Fiss Inception. E niente, fine della scena e delle scene tagliate del primo film. Massa, belle, complimenti. Quella di Didino e De Arthur potevate lasciarle nel film. Cowcab, torniamo alla trama. Ron continua imperterritissimo a sentire i morti di giornata. Non ti fa bene, Ron, lascia perde. Oh, c'ho un mare di parenti. Statisticamente stiamo a rischio. Devo essere informato. Pure te, c'hai ragione. Hermione taglia i capelli a Harry. Corpo di mille sirene. Eccala, lo sapevo io. Che mi ha fatto un ippogrifo sulla nuca? Una coscia di pollo alata. I filler che danneggiano il look del prescelto. No, Hermione, a caso, dopo mesi, arriva tutto il discorso spada de Godric, basilisco, veleno, tutte cose. Vedi? La spada respinge lo schifo, assorbe solo quello che la fortifica. Oh, mi potevi tagliare prima i capelli. Se era questo il trigger per tuo cervello, per fateci pensare. Bra! Beh, grazie, ma non è che io sia proprio brava. Cerco di unire tutte le informazioni in mio possesso, seguendo una logica atta a discernere. Mi riprendo il brava.
Mi dai punti, mi dai 10 punti a Grifondoro? Non ti posso mica dai io 5! 5 punti a Grifondoro. Yeah! Te manca a scuola, eh? Sì! Improvvisamente buio! Ci attaccano! No, è Ron col deluminatore. Aron, ma non stavi male? Torna a letto a sentire radio cadaveri. Vi disturbo? Sì, stiamo a fare progressi. La spada di Godric! A Hermione gli esattivano i neuroni quando fa la parrucchiera. Ah, un'altra cosa da cercare! Gna gna. Che problemi c'hai? Non state combinando niente! Non stiamo combinando niente! Questo atteggiamento te credo! Non è un buon leader! Non sei un buon leader! Allora fai un partito e candidati! Vediamo quanti voti prendi! È il momento in cui Ron tira fuori tutte le cose brutte! Anche amplificato dal fatto che porta l'Horcrux! È il turno suo! Illazioni sono suoi pensieri legittimi! Infatti pure Harry non vuole ammetterla come scusa, perché pure a lui glielo del culo! Troppo comodo! Hai sentito la Ted dell'altri che mia sorella ha provato a fregare la spada, sì? Non gli frega di lei! Non ti frega di lei! Certo che mi frega! Davvero un cazzo! Davvero un cazzo! Ma la punizione che gli ha dato Pito non è mandarla nella foresta proibita con Hagrid! Una passeggiata di salute! Tutto facile per il prescelttissimo! Te credo che sei così duro e cinico! I tuoi sono già morti, tu non hai una famiglia! Cioè... Harry, gli accruci la sua di famiglia davanti agli occhi per cortesia! Trattamento Pachok! Vabbè, gli vogliamo bene alla sua famiglia, ok? Persi! Crucia persi! Ron! Piano che parole! State bonus! Ron Weasley, back in action! Pur io ci sono rimasto, non te regoli, Ron! Liev Stukos! No! Il mio tesor, Crux! Lei non è più il benvenuto in questa tenda, sir. Ma la tenda è mia! È di Perkins, il collega di tuo padre! Non ce l'hai una tenda! Perché sei povero! Me ne vado! Tu che fai? Che vuol dire? Ho capito! Scegli lui! Ma chi? Sto nano! Scus, Harry! Ron, questa mi pare un'affermazione esagerata! Scelgo la missione! Piccoli problemi di Potter! Sono... piccoli problemi di Horcrux! E Ron abbandona il trio magico! Attenzione, Hermione! A Termione! Come una novella casca, vede andar via il suo amato! Per seguire il sogno di distruggere gli Horcrux! Vi ho visti a voi due, io ci capisco, so forte in divinazione. Voi due! Ma con chi? Con sto nano. Scusa Harry, sei un tipo. Ron, ma che dici? So 6 anni che flirtiamo, pure è stato de Hogwarts lo sanno. I quadri parlano solo di noi. Niente, ascio esaurimento nervoso per Ron. Non te ne andare Ron. E io cosa farò? Francamente sti cazzi! Comunque, oh, bravi, questo è un litigio, no come quello del quarto film. Harry qua fa il discorso dell'albergo e degli Horcrux ogni 2 giorni. Parapara al libro, bra. E se capisce che stanno a litigare sul serio. Tranne l'ultima frase da famia morta di Mortashilon. Però bravi, se percepisce la delusione, la presa a male, a tutte cose. Avete esagerato? Sì, è vero, adesso mi calmo. Mo si calma pure lui, senza l'Horcrux, e torna. E fate pace. Si è smaterializzato via? Non mi importa, saremo più veloci senza di lui. Più funghetti raccolti. Colti per noi. Yeah! I will remember you. Ron li ha lasciati al loro destino, che non è come il fratello, cioè non tanto Bill. La perigliosa impresa si fa ancora più perigliosa. Ce la faranno i nostri eroi? Lo scopriremo nella prossima puntata. Oppure se te va a vedere tu film.